noi chiediamo un po' di pulizia, un po' di una bonifica per questo impianto, chiamiamolo impianto, ma ora si chiama impianto di discarica, che i bambini non sanno dove giocare, giustamente salgono per giocare qua, motorini buttati vecchi che si possono fare male, eccetera eccetera eccetera. Ha 20 anni che facciamo sempre la stessa vita, che non ci ascolta nessuno. Qua c'è una cabina del metano, è pure pericolosa. Se se ne va a fuoco qualcosa, ci sono le case pure sotto, macchine là sotto, non lo so. Un po' di pulizia almeno per questo schifo, diciamo, chiamiamolo schifo perché c'è uno schifo. In sicurezza almeno i bambini possono giocare, diciamo, nel pulito e non in questa sporcizia, perché giustamente un bambino deve giocare, ma dove deve giocare? Qua siamo nel campetto in via Giacomo Ciaccio Montalto, un campetto fatto almeno 15 anni fa e abbandonato a se stesso. Come potete notare, alle mie spalle, a prescindere ci sono stati principi di incendio, però la sporcizia e le discariche abusive hanno preso il sopravvento. C'è una situazione di degrado e è visibile agli occhi di tutti. Già dalla parte, diciamo, della nostra municipalità abbiamo segnalato il problema. Anche il presidente si è fatto carico di tutto ciò e alle autorità competenti, perché questa situazione è invivibile. I cittadini sono esausti, ci sono abitazioni sia a destra che a sinistra del campetto, ci sono garage al di sotto, diciamo, della struttura sportiva, di quello che è rimasto, perché di sportivo non è rimasto nulla. I ragazzi hanno bisogno di spazi per giocare e non ne hanno, e questo è un dato di fatto. I residenti sono esausti perché l'altro giorno è andato un bel pezzo di porzione di terreno a fuoco, quasi rischiato la cabina del metano di andarsene a fuoco, causando dei danni irreparabili. Quindi sono esausti di tutto ciò, cercano soluzioni e soluzioni immediate. Speriamo che le istituzioni ci ascoltano. Sono fiducioso in questa amministrazione che prenderà provvedimenti, perché è una realtà di degrado che non può completamente continuare in questa situazione.